Cari quaddisti, buongiorno. Eccoci nelle fasi finali di preparazione e di verifica del nostro Triton Access Outback 404x4 dopo 1482 km e una via del sale completa e due raduni nella passata stagione. Eccoci il nostro Triton Access, vano variatori perfetto, un'anteprima di ciò che è montato come accessorio, manopole riscaldate, centralina manopole riscaldate, placca del gas Energal, ART, scusatemi, placca del freno, seconda placca coperchio freno Erg, gas rapido ART, gas rapido ART a doppio, a pollice e a manopola, comando, spostamento del comando 4x4 con alloggiamento sulla mia linea in alluminio, stacco massa, portapacchi posteriore Colping con sedile e schienale per il passeggero. Si sgancia, si abbassa e il passeggero alla sua seduta. Fitto dell'aglia Dura Blu, è in pulizia. Baulotto anteriore, proprio fatto apposta per essere anteriore della Colpin, praticamente non vi toglie il visuale. Paramanico specchietti incorporati Colpin Utility, ma che spettacolo! Senza alcun ancoraggio esterno, quindi senza nessun pericolo di frattura dei vostri polsi, un solo ancoraggio con tripla regolazione. Specchiettino, verricello, in out, comando aria e tutto il resto, normale. Borse, portapacchi anteriori, centrali da parafango Colpin, 1 e 2 spettacolari, una borsa molto capiente in basso, una borsa un po' meno capiente in alto, ma comodissimo per cellulari, chiavi, tutto quel che accade lì. Ricordiamo che del baule posteriore potete staccare completamente, è previsto, i due borsoni laterali, quindi quando siete in due è questa la valigia per i vestiti di ognuno, per qualsiasi evenienza e comunque per un pernottamento in rifugio, e il borsone centrale con isolamento termico e gestione di circa una ventina di bottiglie lattine. E dietro il top del top, tanica 4 galloni, cioè 5,6 litri della Colpin a sgancio rapido con blocco dell'uscita, cioè anche se la tanica vi cade con il beccuccio inserito non esce benzina. Lo sgancio è rapidissimo, l'aggancio è fisso, abbiamo girato gli agganci in una U solidale, la vedete qua, attaccata al portapacchi, la tanica c'è fuori dai maroni. Allora, perché abbiamo montato la tanica dietro? Signori, perché usando quad seriamente, facendo dei percorsi fuori strada, benché tecnicamente per la distribuzione dei pesi la tanica stia meglio davanti, vi ricordiamo che in fuori strada non c'è la corsia di destra per i sensi di marcia e le strade sono comunque tutte ovviamente a doppio senso. Nel caso di un impatto frontale, per esempio con un coglionazzo di un endurista che arriva su a cannone, e vi assicuro ce ne sono tanti in percorsi tipo la Via del Sale, è ovvio che benché il guidatore sia protetto dalla molla del quad, la tanica della benzina posta davanti potrebbe essere soggetta ad urti violenti anche contro la moto, di conseguenza potrebbe rompersi e potrebbe investire il guidatore e passeggero del quad in una nube di benzina. E vi assicuro che entrare in una nube di benzina polverizzata e liquida a 40 all'ora con una moto che fa scintillare tutte le parti dopo che ha fatto un frontale con voi, secondo me non è consigliabile, quindi la buona tanica di benzina abbiamo messa dietro, sono 6 kg in più a pieno carico, è molto compatta sul baulotto, non rompe le balle, è attaccata per i fatti suoi, ma sinceramente dovesse capitare la sfortuna delle sfortune, perlomeno non riportiamo ustioni di terzo grado. Quindi questa è una cosa non tecnica, ma sinceramente abbastanza interessante. Allora, abbiamo controllato tutto, tutto in perfetto stato, e siamo arrivati a controllare il 4x4. Perché? L'abbiamo messo sul cavalletto, abbiamo provato a vedere se funzionavano le 4x4, benché il
il nostro cruscotto ci desse perfettamente a segnare il 4x4. Abbiamo provato ad inserire il 4x4 e ahimè, a mano a sorpresa, il 4x4 non era funzionante. Di conseguenza un rapido controllo alla pulsantiera del 4x4 e i contatti sono tutti a posto, infatti su cruscotto abbiamo l'inserimento del 4x4. Allora siamo andati a vedere il perché del non funzionamento del 4x4. Abbiamo controllato perfettamente gli ingranaggi del nostro differenziale e la parte meccanica con le due leve di Desmo per inserimento del 4x4 del blocco differenziale. Eccolo lì, vedete, sono perfettamente funzionanti e tutta la parte meccanica è funzionata. Allora siamo andati ovviamente a controllare quello che è il comando elettrico-elettronico del 4x4. Siamo stati abituati per parecchi anni ad avere dei comandi elettrici, cioè nulla più che un motorino e dei fili che vivono gestiti da centralina di deviazione secondaria comandate da questi quattro contatti che girando sugli allineamenti in rame determinavano dei contatti che davano luogo alla partenza e al fermo del motorino. Questi sono tutti gli ingranaggi di riduzione per fare in modo che un piccolo motorino da trenina elettrica, da macchinina elettrica della Polestar possa riuscire a inserire e a spostare le forcine del Desmo di un differenziale del 4x4. Adesso lo vedete aperto, allora iniziamo con i lati positivi. Dopo 1480 km è usato veramente, sinceramente guadi pochi, a me non piacciono i guadi, però usato in tutte le situazioni e qua comunque qualche guado l'ho fatto. Vediamo ancora il grasso originale alloggiato, gli ingranaggini in nylon perfettamente tenuti, non ci sono segnali di sgranamento, non c'è traccia di acqua, di H2O entrata dalle guarnizioni, quindi un complimento all'Acciasper e alla Triton ovviamente, qua comunque produttore Acciasper, per la resa stagna del vano, sinceramente chiuso con 6 viti la parte inferiore del motorino. Adesso provvediamo a farvi vedere come dovrebbe essere rialloggiata. Eccola, il motorino muove questo cilindro smezzato che chiama il funzionamento e la rotazione delle forcine nel Desmo. Questo è il Desmo dell'inserimento del 4x4, quindi la parte elettrica è a posto. Giriamo, andiamo con nostra sorpresa, smontando le viti, svitando le viti, troviamo, strana cosa, l'elettronica, anche qua, è comparsa l'elettronica, persino nell'inserimento del 4x4. Smontiamo, diciamo oddio, controlliamo il tutto, un attimo che il cavo è abbastanza corto, controlliamo il tutto, non c'è assolutamente traccia di acqua, ma vediamo una brutta brasata, vediamo una brasata di due componenti, primo componente a sinistra, spero lo riusciate a vedere, vedremo di indicarvelo con maggiore precisione, usiamo un taglierino, no, un pennellino all'uopo, eccolo qua, questo componente è brasato e si vedono le bruciature, e questa resistenza è brasata e sono visibili le bruciature sia sui fili che sulla scheda stessa, come lo sono, d'altronde lo sono in questa parte dell'elettronica. Notiamo che i fili non si sono spelati, quindi non è possibile che il corto sia stato determinato da i fili spelati, quindi l'alloggiamento della resistenza per il calore che sviluppa è conforme alla resistenza della guaina dei fili, quindi non ci sono problematiche strutturali. Tuttavia, dopo 1480 km, e sinceramente non sappiamo quando, ma sicuramente alla via del Sale di Agosto il mezzo aveva le 4x4, poi nell'arco delle 3 settimane della via del Sale sicuramente è accaduto il danno, ma non sappiamo quando, perché sinceramente io le 4x4 proprio non le uso mai, e alla via del Sale passaggi tiralistici per richiedere le 4x4 non ce ne sono. Quindi questo è lo stato della nostra centralina. Abbiamo provveduto a richiedere immediatamente la Triton Italia alla centralina, ma signori, purtroppo ci siamo resi conto della cosa domenica in verifica e il raduno è sabato e domenica, noi partiremo venerdì mattina, quindi difficilmente riusciremo ad avere la centralina in sostituzione.
quindi dobbiamo fare qualcosa per affrontare il raduno della neve con il nostro comando elettrico del 4x4 non funzionante. Nel corso dei prossimi articoli vi spiegheremo come sia possibile farlo, cosa sinceramente molto interessante anche per voi. Adesso ve ne diamo una piccola, diciamo, anteprima. Allora, la centralina comanda l'attuazione del motorino. La centralina legge la posizione del motorino tramite il contatto con queste quattro piste. Che cosa facciamo? La centralina è saltata, e allora noi gireremo manualmente il comando del 4x4 fino ad ottenere l'inserimento del 4x4, quindi allineando le forcine del desmo nella posizione del 4x4, renderemo un 4x4 stabile, quindi dalla posizione 2x4 noi altro non faremo che mettere in modo fisso la posizione, quindi manualmente, questo desmo in posizione di inserimento del 4x4. E a quel punto, ovviamente, questo come facciamo a farlo? Semplicemente rialloggiamo questo al suo posto e continuiamo a girare il motorino, continuiamo a girare questo leveraggio fino a quando non vedremo, girando le ruote posteriori senza accendere il mezzo, che è inutile, il 1000 cav interno, speriamo riusciate a vederlo, eccolo lì, il 1000 cav interno muoversi. Per verificare di non essere aver attirato la posizione lock differential, basta montare i semiassi e quando voi girate le ruote posteriori dovreste avere una ruota anteriore che gira in un senso e l'altra ruota anteriore che gira nell'altro senso. Questo è il funzionamento del differenziale a vuoto. Comunque basta fermarne una e l'altra dovrebbe girare il doppio. Se invece siete in situazione di lock, le ruote gireranno comunque allo stesso numero di giri e non sarà possibile fermare nessuna ruota. Questo magari per aiutarvi basta accendere il mezzo. Signori, dal ferro. Ah, una cosa, per arrivare a smontare questo elettronico, questo attrezzo elettronico, abbiamo dovuto smontare gli arms, abbiamo dovuto sbloccare i semiassi, togliere i semiassi, e abbiamo dovuto leggermente muovere il blocco cambio anteriore per raggiungere l'ultima delle tre viti che reggono il nostro 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, l'ultima delle tre viti anteriore e destra che rendono solidale il motorino di inserimento elettrico, la centralina elettrica con motorino di inserimento sul differenziale anteriore. Vi facciamo vedere le tre viti bastarde in, che hanno causato l'esigenza di rimuovere il tutto. Apposta ne abbiamo persa una, ma da qualche parte sarà. Comunque la che no, il ferro ha perso una vita, mannaggia, capita. Eccole qua queste tre viti. Perché? Perché con il cricchetto, con la chiave normale non ci si riesce ad arrivare perché c'è il supporto del canotto che ne blocca l'accesso, quindi il cricchetto non ce la fa. Con la chiave normale non avete abbastanza spazio per girarla. Quindi per risolvere questo problema è sufficiente che voi sostituiate questi tre bulloni, che sono bulloni del 6, da circa 30, ma guardate, bisogna essere precisi, ma che precisione ci abbiamo? Allora, no, sbagliato, cazzo proprio di brutto. Sono bulloni del 25, quindi bulloni del 6 e 25, anziché con la chiave da 10 come M6, basta che prendiate delle brugole, dei bulloni a brugola da 25 con la chiave a brugola e voi con l'utilizzo di una chiave a brugola normale riuscirete a smontare il motorino del 4x4, magari già che ci siete le mettete belle in inox, eccole qua, tre brugoline 6
per 25, bulloni 6 per 25, chiaro al rugolo. Li sostituite, la prima volta che farete manutenzione, li sostituite con 3 bulloni, inserimento a brugola, da 6 per 25, con la vostra rondellina, e voi sarete nelle condizioni di smontare e revisionare il comando elettrico del 4x4 senza dover disastrare tutto il quad, ma semplicemente smontando ruota anteriore sinistra e ruota anteriore destra, lasciando stare mozze, semiansia e quant'altro il resto. Ovviamente la centralina elettronica del 4x4 è collegata alla main CDI con 3 spinotti che troverete alloggiati nella parte alta, uno fidatevi, sono qua sotto, li abbiamo dispersi, eccolo qua, 2 e il terzo che è 3, quindi recuperando 1, 2 e 3. Magari già che ci siete lavorando ci vedete di smollare le fascette in modo che sia un attimino più semplice andare a scollegare e ricollegare le centraline elettroniche. Ecco qui un'altra posizione che è stata fatta sul nostro mezzo, ma questo ve lo spiegheremo dopo. A proposito, su questo mezzo monta le NGK CR7, no, monta le candela paragonabile NGK CR7, ovviamente sul nostro mezzo abbiamo messo un iridium NGK CR7X, cioè l'iridio, per garantire la massima prestazione del mezzo e la massima solidità e durevolezza del motore, oltre alle prestazioni, anche quando il motore ha delle temperature veramente elevate. Signori, dal ferro per questo articolo sul motorino elettrico 4x4 Triton Outback 400 è tutto, e comunque ci teniamo a sottolineare che quello di cui che noi temevamo, cioè una leggerezza strutturale della trasmissione 4x4, meccanicamente assolutamente non vi sia, vediamo anche le battute dei cuscinetti piani veramente notevoli, e purtroppo è successo una problematica di elettronica, si è blasata l'elettronica, sinceramente non abbiamo notizie che ciò sia successo altre volte, e non ci sono motivazioni smontando la centralina di male alloggiamento dei componenti, è semplicemente successo. Come può saltare un fusibile, può saltare una resistenza dell'elettronica. Signore del ferro, un saluto, squadra corsa quaddisti.it, Triton Outback 400 4x4.